Pia della Torre, Daniel adesso Grassi. Daniel Grassel, il campione italiano in carica. Daniel Grassel, classe 2002, allenato da Lorenzo Magri, pattina per la Yanguza Academy di Egna, a 17 anni, e è reduce della finale di Junior dei Grand Prix. È arrivato terzo al Grand Prix Junior a Danzica e primo al Grand Prix Junior a Egna. Campione italiano in carica, ricordiamo. Parte con 81-53, mezzo punto in più, in meno, pardon, di Matteo Rizzo, che sarà il prossimo a scendere sul ghiaccio. Vediamo Grassel. E apre con un quadruplo Lutz, da rivedere la rotazione. Bene il quadruplo Rit, bravo Daniel. Bene il triplo flip in combinazione col triplo toe-loop. Errore sull'uscita del triplo Axel, forza Daniel. Bene il triplo Lutz col triplo toe-loop. E va anche il triplo lead, Euler triplo Salkov. Bene Lutz. Chiude la sua prova, wow. Daniel Grassel, una leggera sbavatura all'inizio, vediamo che sì. Questo andrà a incidere poi nella bagarre, nella lotta con quello che scenderà in pista Daniel dopo, Matteo Grassel. Rizzo, parte da 81-53, il campione italiano in carica che va a raccogliere l'applauso
del pubblico presente qua all'Ice Lab di Bergamo. Da rivedere la rotazione sul primo quadruplo Lutz iniziale. Insomma, due quadrupli ben eseguiti. Il secondo quadruplo ben eseguito, il primo con una piccola incertezza, due combinazioni triplo-triplo. Soddisfazione da parte del team della Yanguse Academy, Lorenzo Magre, Giorgia Carossa. Giovanissimo Daniel, come detto prima, reduce da un sesto posto alla finale junior del Grand Prix a Torino. Purtroppo Daniel in finale ha avuto, dopo lo short program, un problema al pattino e si è trovato costretto a cambiarli, quindi nel programma lungo purtroppo ha sporcato alcuni elementi, ha fatto fatica chiaramente a concludere questi salti, sia i salti tripli che insomma i quadrupli che è capace di fare solitamente. 243,82 il suo miglior punteggio stagionale ottenuto a Graz nel mese di settembre, poi ha inanellato anche un 241,53 a inizio ottobre a Enya, sì, all'ISU Junior Grand Prix. Tra l'altro Daniel è il primo italiano nella storia dell'individuale maschile a qualificarsi ad una finale di Grand Prix Junior. È una grande speranza Daniel per il movimento azzurro e speriamo di vederlo crescere ogni anno di più. È un ragazzo molto determinato, sa quello che vuole, molto giovane, ma 230,08 invece quanto ottenuto all'Asian Open Figure Skating Trophy, per avvicinarci alla data odierna, era il 2 di novembre, eccolo qua, tutto lo staff a Dongguan, questo è il teatro della prova dell'Asian Open Figure Trophy. Torino punteggio più basso per lui. Allora ricordiamo 180,29 il punteggio di Mattia Dalla Torre, colui che guida al momento, punteggio che chiaramente sarà abbattuto letteralmente da quella che sarà la valutazione complessiva di Daniel Grassel. Poi l'attesa, vedere come si comporterà Matteo Rizzo, che parte con mezzo punticino di vantaggio, 55 centesimi di vantaggio nei confronti dell'alto tesino, sta aspettando, ridendo, sorridendo, la valutazione della giuria qua presente per i campionati assoluti. Vediamo anche le indicazioni di Lorenzo Magri. Che finge di essere impassibile di fronte all'attesa, ma è soltanto una finzione, chiaramente. E allora si usano anche metodi di scaramanzia con le dita incrociate. Ecco qua. Daniel Grassel. L'atleta ha ottenuto un punteggio di segmento di 245,40. Buono. È soddisfatto per il punteggio, sì, che è il suo migliore stagionale. Il suo punteggio migliore di questa stagione. E ricordiamo, viziato anche da un errore all'inizio. Sì. 77,3.